Ben ritrovati con Adotta uno scrittore live. Siamo stati a Nizza Monferrato, all'Istituto Nicola Pellati, ad assistere all'incontro con Michela Murgia. C'è chi dice che Twilight non sia vera letteratura. Eppure, Michela ha preso Twilight e ha detto ai ragazzi, leggetevi un po' sto libro. E i ragazzi l'hanno fatto perché, bene o male, una storia avevano visto il film, per lo più, e quindi leggiamoci sto Twilight. E poi gli ha fatto fare un'analisi narratologica, cioè quali sono le caratteristiche di lei, quali quelle di lui, qual è l'ostacolo, come si dipana la storia. Poi ha detto, prendiamo Romeo e Giulietta, ma non è più o meno la stessa cosa. Prendiamo Cime Tempestose, prendiamo altre storie d'amore X, considerate alta letteratura. Si vede che lo scheletro sotto è lo stesso, quello che cambia è la carne, la polpa, il colore della roba che ci sta addosso in un certo senso. Poi è stata fatta la differenza tra storyteller e narratore. Non sono solo due parole in due lingue diverse. Lo storyteller, per Michela Murgia, è colui che piglia appunto uno scheletro già ben presente e te lo rigira un pochettino come piace a lui, creando una nuova storia da basi ormai classiche. In un certo senso può anche fare un po' un mostro di Frankenstein volendo, no? Pigli dei pezzi che già ci sono, ne fai una roba nuova, nuovish, se vogliamo fare le cose, capite? Nuovi. E, invece un narratore, uno scrittore, per lei è qualcuno che d'amblè ti inventa qualcosa di nuovo che non hai mai visto. Ce ne sono pochi di scrittori in questo senso al mondo, io penso, no? Ci sono delle classi che partecipano molto più di altre, quindi ci teniamo a dire che questa classe dell'Istituto, come si chiamava? Pellati, di Nizza Monferrato, è stata una delle più partecipanti di tutte quante. Citavano, dicevano cose, erano davvero frizzanti, bravi, menzione speciale. E ora visioni. Per me la visione è la capacità di guardare oltre e quindi qualche volta di chiudere gli occhi e diventare ciechi a quello che c'è davanti per provare a immaginare quello che ancora non c'è. Sinceramente non ho un'idea di visione. Per esempio, grazie a questo incontro ho capito che la visione potrebbe essere anche interpretare le cose in tanti modi diversi e anche per esempio vedere la società in modi diversi o quello che ci accade tutti i giorni. Si possono avere diverse visioni, positive o negative, e questo ci può cambiare la giornata o il modo di vivere. Immaginarmi, sognare ad occhi aperti e immaginarmi la realtà in un modo diverso da come può essere. Penso a una visione per il futuro, per un futuro più positivo, un futuro migliore. Per me questa è la visione di visione.